Dopo due anni il club Inerui La Tessa Media Val di Sangro cambia la presidenza. Stasera in un locale di Paglieta c'è stato il tradizionale passaggio del collare tra la past president Elisa Tano e la nuova presidente Paola Fanci, che è molto emozionata anche stasera, l'abbiamo vista, però adesso bisogna prendere in mano le redini di questo club con le iniziative che lei già ha descritto e che per noi magari ci può riferire in maniera più sintetica. Sì, con molto onore ho preso la presidenza di questo club di cui faccio parte da soli 5 anni, ma in cui tutte le amiche mi hanno accolto con estremo affetto. Lo scopo della nostra associazione è sempre avere degli obiettivi umanitari e quindi anche quest'anno organizzeremo degli eventi con lo scopo di raccolta fondi e ci dedicheremo soprattutto alla prevenzione, quindi con i bambini, e anche nel cercare di dare un aiuto sostanziale ai bambini delle case famiglia. Questi sono i nostri due primi obiettivi da perseguire e cercheremo di raggiungerli con le varie iniziative benefiche che via via apporteremo appunto al club, tramite il club alla città di Atessa soprattutto, ma anche rivolta alle altre persone della Media Val di Sangro. Poi c'è stata anche, diciamo, la squadra che ha rinominato con qualche volto nuovo, qualche conferma. Sì, le amiche che mi aiuteranno saranno sicuramente la past president, la tesoriera, la segretaria e appunto mi supporteranno sia nelle idee sia nell'affermare queste attività che andranno a svolgersi sempre con moltissimo impegno da parte di tutte noi. Ecco, non è mai soltanto la presidente che prende le iniziative e persegue gli obiettivi, ma è sempre un lavoro di squadra, di gruppo, in cui la presidente si fa a capo delle altre, però sono poi in gruppo che si lavora. Soltanto lavorando insieme riusciamo poi a raggiungere i nostri obiettivi. Un club che sta diventando sempre più grande, sempre più autorevole. Stasera c'è stata anche la governatrice a tenere a battesimo questo passaggio del collare. È un club che si amplia anche fuori dai confini tradizionali, perché lei è la testimonianza diretta di Lanciano. Infatti il club allarga i suoi respiri, non siamo tutte di Atessa ma anche dei comuni limitrofi e facciamo capo appunto ad Atessa e cerchiamo anche di avere attività interclub con i club vicini di Ortona, di Sulmona, di Pescara, dell'Aquila, e la governatrice, che appunto era presente sia l'attuale sia la past governatrice, ci supportano e ci suggeriscono anche di stimolare in queste attività interclub perché il respiro dell'Inner Wheel sia sempre più grande, perché gli obiettivi sono sempre più alti, quelli da raggiungere. E come abbiamo detto con la presidente attuale, la governatrice del distretto 209 Inner Wheel, Chiara Buccini, arriva da Sulmona, e quindi un'altra governatrice abruzzese dopo la precedente che era del club di Ortona, ha voluto tenere a battesimo come prima uscita proprio questo passaggio del collare dell'Inner Wheel Atessa Media Val di Sangro. Sì, è stato veramente un piacere, un onore. Noi entriamo in carica, le nostre cariche cominciano dal 1 luglio e terminano il 30 giugno dell'anno successivo, quindi questa è stata la mia prima uscita insieme con grande affetto con la past governatrice Annarita D'Alessandro qui al club di Ortona Media Val di Sangro, scusate, Atessa Media Val di Sangro, un club molto attivo dove le socie lavorano tutte insieme in coesione, in amicizia, e il passaggio del collare è un momento molto importante e anche metaforico, perché proprio l'immagine della ruota che gira, di questo passaggio e del service, dello spirito di servizio che caratterizza Inner Wheel, ovvero che anche ognuna di noi, ogni socia, deve mettersi a disposizione del club accettando cariche, portandole avanti con impegno. La governatrice in particolare presiede, se vogliamo, è responsabile di 42 club del distretto 209, io lo ricordo sempre a me stessa per prima, compresi tra Bologna e Campobasso. Quindi insomma è un anno intenso, qualsiasi carica si ricopre all'interno dell'organizzazione Inner Wheel è sempre un anno molto intenso e molto interessante.
anche se termina il suo mandato che ha ricoperto per ben 2 anni, quindi fatto più unico che raro nella storia del club Innerwil, Tessa Media Val di Sangro, Elizzatano collaborerà a stretto giro anche con l'attuale presidente, vero Elisa? Intanto però vogliamo raccontare che cosa hai combinato in questi 2 anni di presidenza. Sì Antonio, in questi 2 anni di presidenza abbiamo fatto tutte insieme con le socie del club tantissime attività, tantissimi service che comunque in un video ho fatto un po' rivedere, abbiamo ripercorso questo cammino. Sono stati 2 anni intensi di collaborazione, di coesione, di amicizia e bisogna dire che siamo un club abbastanza speciale perché si lavora tutti insieme, non ci sono conflittualità e ognuno sa, fa quello che sa fare, quindi non ci sono invidie, gelosie di questo genere e questa cosa ti porta a fare tanto, a fare insieme e a fare bene. 2 anni sono stati tanti, forse sono stati anche pochi, però alla fine sono, come ho detto prima, ringraziando tutte le socie, io sono soddisfatta, felice, orgogliosa del mio club, di quello che ho fatto in questo club e chiaramente il mio compito non finisce qua perché sei in Nerini per sempre e continuerò a lavorare, a operare in questo club. Appoggerò sicuramente la presidente Paola, io questa presidenza l'ho caldeggiata tantissimo e sono felice di aver passato il testimone a una persona in gamba che sicuramente farà molto bene durante il suo anno sociale. Onore alle bandiere. Paola Quattrini,
accompagnata dalla segretaria Margherita Rondi. Salutiamo il presidente del club Rotary ad essa, Gian Nicola Marcolongo, la vice presidente del Rotary ad essa, Maria Daurizio, il presidente del Paddleball Lanciano, Giancarlo Micolucci, con la gentile consorte. Salutiamo il sindaco di Adessa, Giulio Borrelli, il maresciallo Proietti Giampiero della stazione dei Carabinieri di Paglieta. Salutiamo il presidente della Fondazione Museate Adele Cicchitti e la responsabile delle relazioni esterne didattica Anna Pia Apinova. Il presidente della Pro Loco Val di Sangro Adessa, Marisa De Francesco. Il presidente dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, Gianmarco D'Amico. Il referente dell'associazione Una Scuola di Arcobaleni, Filomena D'Orazio. E ringraziamo tutte le socie, i consorti e tutti voi presenti, augurandovi di trascorrere una piacevole serata. Io passo la parola alla past president Elisa Tano. Buonasera e benvenuti a tutti. Mi associo ai saluti della segretaria Giovanna, ma permettetemi di salutare la nostra governatrice Chiara Buncini, abruzzese di Sulmona, e non è la prima volta che sta tra noi perché ha già partecipato a un evento a novembre. Siamo molto felici della tua presenza, di cui appunto ci hai onorato anche in passato. Saluto la past governatrice Annalita Alessandra, a cui va il mio sentito grazie per avermi coinvolta in un grande progetto. Essere una delle quattro Inerine che l'hanno affiancata nei festeggiamenti del centenario a Riccione il 16 marzo scorso per me è stato di grande orgoglio. Do il benvenuto al sindaco di Adessa Giulio Borrelli, che ringrazio per la sua presenza e la disponibilità. Saluti e ringraziamenti da estendere a tutta l'amministrazione comunale. Questo è il momento del passato e prima di consegnare il testimone a Paola devo compiere gli ultimi atti. Quindi mi sposto. Metto qua anche la posizione, la postazione dove posso vedervi tutte. A fine giugno, il 27, abbiamo compiuto l'ultimo service dell'anno 2023-2024 tramite l'associazione Una Scuola di Arcobaleni e abbiamo acquistato un lettino ginecologico e una bilancia neonatale. Ad un villaggio del Senegal, Saboté, a cui abbiamo già donato in passato delle macchine da cucire. Chiamo adesso la referente di questa associazione e attraverso un gesto simbolico facciamo la donazione. Allora, vieni in prego, guarda, ci mettiamo così, non diamo le spalle a nessuno. Allora, questo è il nostro pensiero che abbiamo scritto. Per noi donne le frontiere non sono mai un limite. Dono nel club Inerwil di Adessa, Media Val di Sangro, con tutto il nostro cuore. Grazie. Allora, questo ti consegno la bilancia, la foto.
E questo è il lettino che noi già abbiamo acquistato, che forse già è stato consegnato. Ecco anche il lettino. E poi lo firmerai anche tu, un'altra copia, come l'ho firmata io. E due parole da parte tua. Grazie, grazie mille, sono molto emozionata, quindi scusate perché è la prima volta che mi trovo a fare dei ringraziamenti in pubblico, anche perché questa sera sostituisco la presidente dell'associazione della scuola di Arcolo Panini, la preside Costanza Cavaliere, che in questo periodo è in Finlandia per missioni, diciamo, didattico-pedagogici. Ed è a nome suo e a nome di tutta l'associazione che ringraziamo per questo contributo lodevole, che sicuramente avrà un impatto significativo sulla realtà di San Botteo. Diceva un proverbio africano: se vuoi arrivare primo, corri da solo, se vuoi arrivare lontano, corri insieme. E quindi ringrazio a nome dell'associazione tutte le ignerine, posso chiamarli così, per il percorso, per aver percorso con l'associazione questo tratto assieme alle donne di San Botteo. Grazie, grazie Simonella, per finire questo. Prego. Ultimo atto. Filomena, vieni che ti do anche il gagliardetto. Le assistenti non funzionano questa sera. Grazie a te, grazie a te. Allora, approfittiamo della sua presenza per un ringraziamento particolare ad una persona eccezionale, sempre disponibile, sempre collaborativa con il nostro club. Non ci vogliono tante parole per annunciarla, basta dire il suo nome, Adele Cicchitti. Mancino, solo che sorpresa è. Allora, questo non significa ricompensarti per tutto quello che hai fatto e ci hai dato. È un segno. Donare significa riconoscere all'altro che ha fatto qualcosa per te. Quindi è solo un segno. Io non ero consapevole di tutto questo, volevo ringraziare il club di Nervi con cui noi abbiamo collaborato in questi anni con tanta sintonia e tanta armonia. Abbiamo gli stessi metodi di lavoro, siamo molto precisi, molto seri, molto puntuali, non improvvisiamo. E questo non per autovantarci, ma perché quando pensiamo di fare qualcosa lo facciamo sempre, non solo con il cuore, con interesse, ma cerchiamo di metterci il più possibile le nostre competenze, e preparandoci agli altri lavori in una maniera sempre molto seria. Questo ci tenevo perché questa collaborazione dura da molti anni, è l'ultimo, diciamo, evento che è stato il ricordo del professor Celiberti, soprattutto con i bambini delle scuole elementari. Ho visto attraverso i genitori che ha avuto una grande ricaduta, e la cosa importante è di avere avviato i ragazzi alla ricerca in maniera seria e metodologica, il che non accade
sempre così. Grazie. Grazie anche a te. E come io dico sempre, i riconoscimenti si danno alle persone quando sono vive, perché poi, in un senso, con questa battuta vi do il buon appetito. Un momento di attenzione, Cisille. Adesso, per continuare la serata, passiamo la parola alla past president Elisa Dano. Grazie. Mi metto qua perché mi rimuovo. Adesso lo c'è. Carissime amiche, siamo giunte al termine di questo cammino, iniziato 2 anni fa. In cui vi dicevo che avremmo scritto insieme un'altra pagina della storia del nostro club. Se sono stata la penna, voi siete state l'inchiostro, senza il quale non si può scrivere. Abbiamo scritto una bella pagina e via, si gira la pagina. Sono stati 2 anni ricchi di esperienze, crescita, conoscenze, emozioni che mi accompagneranno per il resto della mia vita. Ancora una volta ringrazio tutti voi, socie dell'Inner Club di Atessa, per la vostra collaborazione, disponibilità, comprensione, pazienza e affetto. No. Come vi ho scritto nel mio ultimo messaggio, ognuna di voi mi ha dato. Anche la sola presenza per me è stata vitale. Grazie perché insieme abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati e siamo andati anche oltre. Di questo percorso intrapreso insieme a voi sono soddisfatta, felice, serena ed orgogliosa. Così si conclude una parte del mio cammino in Erino. Continueremo a camminare ancora insieme. Ci aspettano altre sfide. Un ringraziamento speciale va a mio marito, che mi è stato sempre vicino e mi ha accompagnato in tanti anni. Grazie anche al resto della famiglia che è scomparsa adesso. Però mia nipote è venuta vicino a me, mi ha consolato. Auguro a Paola un felice anno e sono certa che farà bene per il nostro club. A questo punto vi farò vedere un video che raccoglie tutto quello che abbiamo realizzato in questo ultimo anno, perché il video del primo anno già l'avete visto l'anno scorso. Vi ringrazio veramente di cuore. Questo è un club, lo dico alla governatrice, a Chiara Puccini, a Narita già ci conosce, è un club coeso dove si sta bene, si lavora tutti insieme. E questa sera siamo 16 soci su 20, quindi credo che come percentuale di questa sia tanto. Grazie, grazie veramente, e come vi dico sempre, vi voglio un mondo di bene. Abbiamo fatto il gemellaggio con l'Aquila, quindi ricorre un anno. Questa è la presidente dell'Aquila. Presidente, le socie che hanno partecipato. Questa è
viaggio dell'anno 2022-23 e la visita della governatrice Annalisa D'Alessandro. Questi sono gli addobbi magnifici che ha fatto Lidia. Ancora il passaggio dell'anno e la visita della governatrice, la spillatura di una nuova socia di Vittoria Cappello, le porte sempre, sono sempre. Ecco il famoso picnic a Rocca Montepiano, picnic dove noi raccogliamo i fondi per fare il service, e si farà anche quest'anno. In piena allegria, si mangia tanto. E c'è anche il sorteggio del prosciutto. Questa è la partecipazione all'assemblea distrettuale di Francavilla organizzata dalla nostra past governatrice, un momento di festa, di allegria, presentazione del libro Meraviglie e tesori d'arte della Maiella Orientale al Museo Sasso. Colgo l'occasione per ringraziare la Fondazione Museate. Il cammino delle donne, la presentazione del libro sul sentiero della libertà, dove appunto la nostra attuale governatrice Chiara ha fatto un po' da moderatore come giornalista. E qui abbiamo il ritorno del Club dell'Aquila ad Atessa il 3 dicembre, dove c'è stato un ritorno e di nuovo abbiamo siglato il gemellaggio nel nostro bellissimo teatro comunale. Questa è la presentazione del progetto Leggendo Crescendo che abbiamo fatto con l'Istituto Comprensivo di Atessa. Qui abbiamo il maestro Gabriele Tinaro, tutti i bambini che hanno partecipato a questo progetto. Abbiamo partecipato alla festa degli auguri del Rotary Club, abbiamo fatto tante cose con il Rotary, come vedrete. La tombolata in collaborazione con la Proloco Val di Sangro a favore della Caritas, e anche qui colgo l'occasione per ringraziare la Presidente Marisa Di Francesco e la Proloco che ci ha ospitato per le nostre assemblee. Qui siamo a Salerno per i festeggiamenti del centenario organizzato dal Nazionale. Come vedete abbiamo sempre partecipato in tutti gli eventi distrettuali e non. Questa è un'altra compartecipazione, un interclub con il Rotary di Atessa, con le amiche di Ortona. È stato un altro bellissimo evento a cui abbiamo partecipato. Poi abbiamo festeggiato il nostro compleanno il 27 di gennaio e abbiamo festeggiato come club il centenario. In quell'occasione abbiamo consegnato anche la targa alla donna dell'anno, alla Cavaliere, e queste sono le nostre socie che si sono prestate a fare le modelle. Questo è il festeggiamento del centenario di cui io orgogliosamente ho fatto parte dell'organizzazione. Questo è tutto il club di Atessa e il cesto che abbiamo offerto per la lotteria a favore dei neonati. Questo è il cuore del presidente, abbiamo fatto il 23 marzo e c'era la nostra amica di Ortona e la presidente oggi past president del Rotary. Abbiamo sorteggiato l'uovo di Pasqua che ha vinto questo signore e grazie alla raccolta dei fondi che abbiamo fatto l'ultimo service. E poi il 25 di maggio è stato un evento eccezionale. Abbiamo presentato il mio primo viaggio del passato di Atessa in memoria del professor Nicola Anceliberti,
i ragazzi si sono cimentati in una rappresentazione. Qui ancora una volta la carovana della prevenzione ad Atessa il 26 di maggio, poi un bellissimo interclub con Ortona, organizzato da Ortona, dove abbiamo visitato il museo, dove abbiamo visitato la chiesa e anche la biblioteca, dove ci sono dei manoscritti. Poi abbiamo festeggiato Anna Rita, che aveva appena compiuto gli anni. Abbiamo anche portato al campus a Roseto, abbiamo portato la carovana e abbiamo dato la possibilità a 5 persone di essere ospitate, quindi abbiamo dato un contributo di 1650 euro. Abbiamo partecipato all'assemblea distrettuale di Bologna, ho ricevuto un attestato di riconoscenza, di riconoscimento da parte della oggi past governatrice. E quindi poi ultimissimo service, il lettino e la bilancia neonatale del 27. Io vi ringrazio e buon anno di presidenza a Paola. Le luci si possono riaccendere. Sono stata a prego, concise e veloci. È bello vedere tutto quello che è stato fatto. E adesso chiamo le mie collaboratrici. Adesso c'è un pensiero mio personale a tutte le socie. Quindi appena sarà volino, vi invito a venire tutte qui e che vi darò questo mio segno di riconoscenza. È un piccolo segno, voi avete fatto tanto e io ho fatto poco. Un attimo di attenzione. Un attimo di attenzione. Allora, ecco il momento clou della serata. E come si conviene, faccio un passo indietro, accendo il mio posto a Paola Sanci come presidente del club Inner Wheel Atessa Media Valdisano. Thank you.
andare a sedere. Le mie care amiche e mie mi hanno eletta presidente ed avete assistito al passaggio del collare. Ho riflettuto molto sul significato di queste due parole, passaggio, come transito, trasferimento molto preciso, come si fa nel testimone della staffetta, la palla nel calcio, le scale nella musica. Ma no, qui si parla di collare, non inteso come stringa di cuoio che si mette al collo degli animali, né come fascetta bianca inamidata dei preti, ma come colletto, ma con il significato più nobile di ornamento di stoffa variamente intrecciato con fregi d'argento o d'oro o di altro metallo, portato intorno al collo come insegna di un ordine. È il simbolo, quindi, di questa grande organizzazione internazionale, presente nei 5 continenti, ma in cui voi, cari soci, mi avete accolto con semplicità e affetto. Un sentimento sincero e reciproco sin da quando, per la prima volta, vi ho conosciuti al Wikimedia del 2018. Con voi ho piano piano scoperto, apprezzato e fatto mie le finalità umanitarie del club in Neruilla, ma ho riscoperto soprattutto il significato più vero della parola amicizia, che vuol dire legame di affetto, stima, affinità di sentimenti che lega due o più persone. È con sommo onore quindi che ho accettato questo incarico di presidente, colui che presides, colui che siede davanti, che guida il suo gruppo, come spero io di fare, senza però mai dare le spalle a voi soci, perché solo lavorando insieme possiamo perseguire la nobile finalità del nostro club, 100 anni al servizio degli altri. La comunità con un occhio sempre attento ai bambini e ai più deboli, come la campagna di prevenzione delle patologie del caporale e nella metaboliche legate alle zucche, nonché il convegno sulla prevenzione degli incidenti domestici in collaborazione con la protezione civile. Ma ci saranno anche tanti momenti conviviali che trascorreremo insieme, anche a scopo solidale, come le due grandiose feste per raccolta fondi che faremo a Natale e Carnevale, destinate ai bambini delle case famiglia della zona. Amiche ed amici, preparate quindi 3 cose, la valigia, le scarpette e qualche soldino, perché vi porterò a Londra e a Madrid, ma anche in giro per il nostro meraviglioso Abruzzo alla scoperta di borghi e monasteri. Visiteremo insieme il bellissimo ed inaspettato Museo Diocesano a Lanciano ed assisteremo ad alcune importanti funzioni religiose, ma ricordiamo che sarò anche presidente nell'anno del Giubileo e non mancherà quindi una bella giornata di preghiera alla Porta Santa di San Pietro. Nel vostro bagaglio mettete tutti tanta buona volontà che metteremo noi nel proporre ed organizzare gli eventi e voi nel supportarci ed aiutarci a realizzarli, a cominciare dal prossimo picnic solidale nella Betina di Rosello il 21 di luglio, a cui vi invitiamo a partecipare. Ringrazio tutti voi per essere intervenuti, alle autorità, alla mia famiglia, agli amici, e concludo con una frase a me molto cara di Walt Disney: qualunque cosa tu faccia, falla bene e credi nei tuoi sogni. Non importa quanto possano sembrare impossibili, perché ogni sogno, se sognato, può essere realizzato. Grazie.
presidente Orietta. Prego. Verranno spillate dalla pasta vicepresidente, dalla pasta segretaria e dalla pasta tesoriera per continuità delle due presidenze. Nel frattempo, la vicepresidente Lidia consegna la sua spilla. Consegno. Brava. Applausi a Lidia. Hai visto? Maria. Hai visto? La stessa si passa. Se invece di Anna e Lisa. Fai tu per me. Prego. Adesso volevo dare la parola alla nostra governatrice. E chi fa detto? Dai.
Grazie, buonasera a tutti, io ringrazio l'Inner Wheel, il club di Atessa Media Val di Sangro, le autorità civili e militari presenti, ma le socie per questa bellissima serata. Io ringrazio in particolar modo la pasta presidente Elisa e la presidente che è entrata, Paola, perché questa è la mia prima uscita ufficiale, le nostre cariche partono dal 1 luglio e non poteva essere che qui ad Atessa, in Abruzzo, c'è la past governatrice che mi ha preceduto, l'amica Annarita. Annarita, quello possiamo dire, il collare è rimasto in Abruzzo, il collare del distretto. Quindi, in tutto il nostro favore. Abbiamo lavorato bene perché il collare è rimasto qui in Abruzzo. A me fa estremamente piacere fare questa prima uscita ufficiale nella cerimonia di passaggio del collare, perché è un rituale molto importante che caratterizza i club service e tra questi appunto i Inner Wheel, perché conferma il fatto e insegna che la ruota gira, che tutto scorre, tutto va avanti, il nuovo arriva, la tradizione, il vecchio resta, perché senza il passato non c'è futuro, ma soprattutto la cosa bella è che ognuno di noi è chiamato a mettersi al servizio e ad accettare cariche e a portarle avanti con impegno e con dedizione. Quindi veramente buon anno innerino di presidenza Paola e complimenti ad Elisa, ma soprattutto buon anno alle socie, perché poi l'importante sono i club, perché le presidenti, le governatrici passano, i club restano. Grazie. Io ho portato anche un pensiero per voi. Alle presidenti past e l'attuale Paola, io vi ho portato, io ho una deformazione professionale, sono giornalista, vi ho portato un libro a cui ho partecipato, ho contribuito alla pubblicazione, perché è un libro che per la prima volta sono stati pubblicati i carteggi per la realizzazione della statua di Ovidio Sulmona, che nel 2022 ha compiuto 100 anni, ed è una storia molto particolare perché per gli strani casi della vita, per gli strani casi che avvengono in Italia, Ovidio ha avuto prima una statua in Romania, Costanza, luogo dove è stato mandato in relegatio più che in esilio, e poi dopo in Italia a Sulmona. E grazie a una ricercatrice dell'Università di Macerata, con la dove io ho studiato e ho continuato a collaborare, abbiamo pubblicato questa testimonianza importante, perché racconta anche come poi il sindaco dell'epoca ha dovuto combattere per l'inaugurazione della statua. E poi c'è un piccolo pensiero anche per la nostra Annarita, perché veramente Annarita, la nostra immediate past governatrice, è nel cuore di tutti, perché veramente ha guidato l'anno in maniera esemplare. Stata onorata a Bologna di ricevere il collare da Annarita, quindi Annarita, grazie veramente a te e grazie a tutti voi. Cari amiche, cari amici, abbiamo finito di assaggiare la torta e la frutta, quindi abbiamo concluso la cena. Il prossimo appuntamento, vi ricordo, sarà domenica 21 luglio al picnic solidale a Bettina di Rosello. Alle ore 10 inizierà la passeggiata guidati da Piero Alfonso, che ci accompagnerà in montagna e ci farà la guida appunto alpina, per poi continuare il pranzo sotto gli abeti. Abbiamo le panchine prenotate.
il pranzo già preparato, quindi partecipate numerosi, scarpette, ricordate le scarpette comode ed arrivare in orario, così godremo di tutta la giornata al fresco e in compagnia. Sarà chiaramente solidale, quindi lo scopo è raccolta fondi, quindi portate amici, dateci la vostra partecipazione quanto prima e ci vedremo molto presto. Un grande onore suonerò per la prima volta la campana e continuiamo la serata. Aspetta, sotto.